Ma è figli? E nipoti. Ma è egoismo. E nipoti, li ho visti oggi. Ma dopo un mese, li ho visti oggi i miei nipoti. Non li la Chiesa cattolica, apostolica romana, non ha fatto nulla, zio, perché la Chiesa è proprio il vecchio detto antico, no? Che rocciola bene, ma cioè predica bene, ma rocciola male. E come si fa ad andare d'accordo con una massa di delinquenti? Come così? Subito la legge funziona. Contro i potenti non funziona mai. È stato sempre, è stato sempre così come è fissato. È inaccettabile. Guarda tutte le sentenze contro gli operai. Mai una volta che un giudice si metta mano alla coscienza. Ha sempre dato ragione Agnelli a Torino. La Costituzione italiana dice che il cavaliere Berlusconi, perché ha avuto tanti proselli? Perché non c'è una famiglia in Italia che non ha avuto pasticci con la giustizia. E il furbacchiotto lo sa, perché quello qua sopra c'è scritto furbo, e tutti confondono la furbizia con l'intelligenza. Il più ignorante del cavaliere Berlusconi proprio non viene, però è un gran furbo. D'altronde, se non ci sono i fessi, i furbi come lui andrebbero a Giappone. Ma lì il mondo per un dio. Giudici, il dramma del 2000 sono i giudici, che è da fare. E la fonte di informazione è la televisione, l'ha detto la televisione. Allora i media incassano stipendi della Madonna e cosa fanno? Stanno lì bravi bravi e scrivono quello che sanno che il popolo vuol sentire e che chi c'è sopra loro vuole che si dica. No, non la mettere che si scalda, no. No, ma io non la mangio. Ma scherzi, ma come si può andare a lavorare un mese per 1.000 euro che esci fuori e ti compri 4 pacchetti di sigarette? Siamo diventati... Se fai la finta fai la fame dopo, eh. Nell'antica Roma il padrone aveva dei doveri sugli schiavi. Oggi non hanno più nessun dovere perché ti hanno dato il reddito che non esiste più, che non c'hai neanche i soldi per mangiare. Vergogna, ma vergogna la classe operaia che nessuno si muove. Proprio letteralmente a staccargli le teste.